Continuiamo a vedere le impedanze dei componenti passivi lineari fondamentali. Passiamo adesso all'induttore. Rappresentiamolo con il simbolo generico del bipolo associato alla lettera L che rappresenta il valore dell'induttanza dell'induttore. Per questo bipolo definiamo la tensione ai suoi capi V col fasore. È la corrente I che rispetta la convenzione dei segni e quindi entrante nel morsetto più del bipolo. Per l'induttore la sua impedenza ZL, definita dalla legge di Ohm generalizzata, è data dal valore J omega L, dove sappiamo che omega rappresenta la pulsazione, quindi è legata alla frequenza delle grandezze sinusoidali della tensione della corrente dalla relazione 2πf. Quindi vediamo che l'impedenza dell'induttore è un numero immaginario puro, quindi non ha parte reale, ma solo parte immaginaria, che possiamo anche esprimere come modulo omega L e fase che, essendo immaginario puro, è pari a π mezzi in radianti. Se vogliamo rappresentare l'impedenza dell'induttore sul piano di Gauss, dei numeri complessi, quindi parte reale e parte immaginaria, abbiamo che l'impedenza dell'induttore giace sull'asse immaginario positivo a modulo ZL e angolo caratteristico π mezzi. Vediamo adesso le conseguenze di questa impedenza dell'induttore per quanto riguarda la relazione esistente fra tensione e corrente nell'induttore stesso. Possiamo quindi riscrivere, adesso mettiamo da parte questa relazione per ricordarci il legame fra pulsazione e frequenza, e andiamo a riscrivere la legge di Ohm generalizzata esprimendo la tensione, quindi come prodotto dei due numeri complessi ZL per I. Come prodotto dei due numeri complessi, il risultato sarà a sua volta un numero complesso che otteniamo moltiplicando il modulo di ZL per la sua fase con il modulo di I per la fase φ con I, quindi uguale per i valori che abbiamo appena scritto, omega L fase π mezzi moltiplicato I fase generica φ con I, e quindi il risultato sarà un numero complesso avente ampiezza omega L per I, e fase data dalla somma delle fasi, quindi φ con I più π mezzi. Quindi da questa relazione vediamo che la tensione ai capi dell'induttore risulta essere sfasata di π mezzi in anticipo rispetto alla corrente. Se rappresentiamo quindi anche il fasore della tensione e della corrente sul piano di Gauss, abbiamo che, indicando ad esempio la corrente in questa posizione, il suo fasore con la sua fase generica φ con I, noi abbiamo che la tensione, abbiamo detto, si troverà π mezzi in anticipo rispetto alla corrente, quindi sarà in questo caso in questa posizione dove l'angolo tra
il fasore della corrente, il fasore della tensione pari a pi greco mezzi, e dove quindi la fase phi v del vettore della tensione risulta uguale proprio alla somma fra la fase della corrente e la rotazione di pi greco mezzi, quindi di 90 gradi, impressa dal moltiplicare per il numero complesso j omega l. Vediamo adesso, approfondiamo il valore dell'impedenza dell'induttore e ragioniamo sulle sue variazioni al variare della frequenza. Abbiamo visto prima che per quanto riguarda il resistore, il valore dell'impedenza R del resistore non varia al variare della frequenza. Questo invece non è vero per l'induttore, perché appunto abbiamo scritto, riscriviamolo qua per comodità, che l'impedenza dell'induttore è omega L angolo caratteristico pi greco mezzi. Essendo omega L uguale a 2π greco F, come vediamo qua, abbiamo che l'impedenza non rimane costante al variare della frequenza, ma è direttamente proporzionale con la frequenza. Vediamo quindi come varia il modulo dell'impedenza dell'induttore al variare della frequenza e quindi della pulsazione. Facciamo una semplice tabella dove indichiamo il modulo dell'impedenza al variare della frequenza. La frequenza la mettiamo, facciamo costruiamo una tabella di questo tipo in cui vediamo il variare della frequenza come varia il modulo dell'impedenza dell'induttore. Quindi a frequenza uguale 0, l'impedenza dell'induttore, essendo data dal prodotto omega L, anche il suo prodotto varrà 0. Spostiamoci adesso all'altro estremo della nostra tabella. Frequenza uguale infinito, un concetto matematico, una situazione appunto espressa soltanto matematicamente, però per frequenza uguale infinita andrà a infinito anche il valore dell'impedenza. Diciamo, siamo ai due estremi dei possibili valori della frequenza, quindi a frequenza 0 saremo in condizioni non più di regime sinusoidale, ma saremo in corrente continua. Frequenza infinita, appunto, un valore soltanto matematico. Ragioniamo su un intervallo di valori dove possiamo esprimere il valore dell'impedenza in funzione del fatto che la frequenza sia relativamente bassa o relativamente alta. Abbiamo che per frequenze basse il valore dell'impedenza sarà relativamente bassa, anche l'impedenza, e per valori elevati della frequenza anche l'impedenza dell'induttore sarà alta di valore e tenderà all'infinito all'aumentare sempre più della frequenza. Quindi queste variazioni dell'impedenza ci consentono di ragionare anche in questo modo. Cosa vuol dire che l'impedenza è uguale a 0 a frequenza 0? Vuol dire semplicemente che l'induttore a frequenza uguale 0, quindi il simbolo generico dell'induttore a frequenza uguale 0, lo possiamo vedere come un semplice cortocircuito. Il cortocircuito ideale è caratterizzato dal fatto di avere impedenza uguale a 0. All'altra estremità, per la frequenza infinita, impedenza infinita, questo lo possiamo rappresentare con un circuito aperto.
Anche in questo caso un circuito aperto ideale caratterizzato dall'avere un'impedenza infinita. Per valori bassi, relativamente bassi di frequenza, avremo che l'impedenza dell'induttore tenderà a rassomigliare a quella di un cortocircuito, cioè a una condizione appunto di bassa, bassissima impedenza. Al crescere della frequenza, il nostro induttore tenderà a rassomigliare sempre di più a un circuito aperto, quindi a presentare un'impedenza di valore sempre più alto, tendente matematicamente all'infinito.